Ciao ragazzi, sono Zero e oggi siamo su The Witcher 3 Wild Hunt, pronti a continuare la storia, perché nello scorso video gameplay ci eravamo introdotti qui appunto insieme a Kaira Metz, che era come cazzo si chiama, pronti a continuare la storia perché stavamo seguendo la caccia selvaggia che si trova appunto qui. E non pigliare cazzo di l'aria. Ok, ci ritroviamo appunto a questa parte del gioco. No, è un qualcuno della caccia selvaggia, possiamo ammazzarlo? No, per chiedere, così, no, non volevo offendere, mi scusi. You're stubborn, Tuan. Geralt, I shall help you. Step back. Stop telling me what to do. Combattimento contro qualcuno, oddio. Ok, mi sa che sarà un po' cazzuto, stavo dicendo. Allora, vediamo un po' come ammazzare questi tizi. Qualcosa di... perfetto, sì. Così li ammazzi, Geralt, vai tranquillo. Sì, proprio così. No, però, dai, non è tanto male, stavo dicendo. Vai, colpisci. Ok, uno, continua. Senti, tizia, lascia fare a me, d'accordo? Schivata incredibile. Zero, continua. Zero subisce, perché Zero è un coglione. No, non riprenderti la vita. Sì, sovvivo, con calma. Ah, ok. No, si sta riprendendo la vita sto bastardo. Porca puttana. Ok, direi che è più complicato del previsto, ok? Sì, si sta riprendendo tutta la vita. Oh, sì. Sto crepando, ciccio, in questo momento. Ma allontanati, che... devi combattere contro i lupi, Geralt, non contro la barriera. Ok, allora, ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Bene, fuori un altro. Allora, dovrebbero mancare questi cagnolotti qui. Dopo... Ti fai da cazzo un po' i cazzi tuoi, Ciccio? Sto cercando di ammazzare i tuoi cagnolini. No, ho lisciato la grande. Ok, pure un altro. Allora, si è ripreso la vita, questo l'abbiamo capito. Quindi dobbiamo muoverci prima che si riprenda la vita in eventualità di alcune circostanze, diciamo così, anche se non so che cazzo ho detto. Adesso, via, ok, un colpo e via, diciamo così. Un colpo e via, quindi allora... Facciamo questo tipo di tattica. Se adesso lo bruciassi in questo modo, ti fa abbastanza male. Più che male. Cioè, in realtà non ti fa un cazzo, però vabbè, sono dettagli. Allora, ci andiamo dietro. Questa è la tattica di Zero. Provatela anche voi. Mi raccomando, non fatelo a casa. Non so che cazzo sto dicendo. Oddio, si è stordito. Vai, colpisci. Vaffanculo, però. No, senti, scusa. Oddio, mi sta facendo il culo. Allora, vieni qui, combatti. Ciccia, però lascialo combattere, per l'amor di Dio. Vorrei un po' di vita. Ok, uno, due e tre, perfetto. Adesso continuiamo a succassarlo. Schivate, così, bravo. Bravo, Geralt, bravo, così. Continua, perfetto. Ragazzi, gli stiamo facendo il culo. Incredibile. Adesso, finiamo in bellezza. No, fermo. Lurido bastardo. Guardalo come... No, aspetta. Stordimento. Non so, stordimento. Dobbiamo ammazzare i lupi, ok? Il più velocemente possibile, io aggiungerei. Perché altrimenti si mette la vita questo idiota. Ok, e due, e ok, è andato un altro. Andiamo, che ce la facciamo. E due, e tre, e quattro, e cinque, e sei. Perfetto, manchi tu. Sì, si è ripreso quasi tutta la vita, nessuna conoscenza, ma ce la possiamo fare perché è abbastanza deboluccio rispetto agli altri. Ok. Ui, nella madonna, ti stai un po' fermo, Ciccio. Vorrei ammazzarti, gentilmente. La barriera, Ciccio, la barriera. Ok, vai. Continua. Un altro colpetto. Ok. Lei si diverte, probabilmente. Sentite a volte le risate della tizia, si diverte. Ok, e uno, e due, e tre, e via. Ok, perfetto. Ragazzi, non so cosa sto dicendo, non fa niente. Ok, finiamo in bellezza con uno stordimento. Kudo! Ah, ma volevo fare un... No, l'ha ucciso la tizia. Pronto. Ok. Oh. Spada da guerriero di caccia selvaggia? Sul serio? No, stai zitta, non è il momento di parlare. Abbiamo preso una spada da guerriero di caccia selvaggia, è forte? No. E io ci... È forticella. Mettiamolo in questi termini. Però il... aspettate un attimo. Probabilità di causare sanguinamento. Probabilità di causare congelamento. Anche se ha 8 in meno di danni, comunque me la metto lo stesso. 1 perché è figa, 2 perché è forte. Abbastanza. Non più di quell'altra, comunque. Questa qui invece dura 5 secondi. Che cazzo mi serve sta merda? Pozione di roba valla. Ah, rigenera vitalità. Ok.
abbastanza inutile come sempre. E dobbiamo buttare qualcosa, altrimenti non riusciamo a camminare. Quindi cerchiamo la roba da buttare, perché ultimamente purtroppo c'è troppa roba. E questo qui potrebbe essere un'ottima idea, però non ne sono sicuro. Quindi buttiamo questo qua. Buttiamo questi. Siamo pronti ad andare avanti allora. Allora, vediamo che altro c'è da fare qui nei dintorni. Vediamo se hanno lasciato qualcosa di utile, a parte la carne putrefatta che la uso per non lo so, lo zolfo che non ho mai capito a cosa serve. Ancora tuttora non so cosa serva. Vabbè. Sì, c'è stato molto utile, grazie. Allora, possiamo andare dal tizio qua. Aspettate, qui questo contiene qualcosa? Ah, no, perfetto. C'è un baule. No, stai zitto che... No, Geralt, no! Tyrell, this place is no longer safe. Do not tarry here long. Trust no one. And above all, beware the witches of Crookback Bog. Try to reach the place where last we were together. Sì. Where molto last utile. We were together. Not much to go on. Direi. No, non toccare quella Damn cosa, it. Per favore. Perhaps it's best he didn't leave a clearer message. The Wild Hunt broke in here. Surely they saw the projection. They searched everything, and if they had more time, they'd probably have torn the place to the ground. But that doesn't change the fact that we haven't learned anything. Not about the elf, not about Ciri. Well, we know they were well acquainted and traveling together. Chissà perché si sono separati. Wonder why they split up. Perhaps because the Wild Hunt was on the elf's trail and Ciri would be safer if they did. Ok, l'elfo ha messo in guardia Ciri su alcune streghe. The witches of Crookback Swamp. Crookback Bog. Kira, if you're hiding something. But I didn't say. Conosci qualche strega e non ne hai parlato prima, perché? Non ne hai parlato prima, perché? Why didn't you say anything earlier? I told you Ciri had a run-in with a witch. Well, I had no idea you meant them. If I told you something, you would have rushed off to find them. But we needed first to confirm that Ciri was here, didn't we? I shall tell you everything now, of course. Now, after I safely led you through the cave. I can't believe you'd think so poorly of me. Perhaps you do bear a grudge against sorceresses. Mm-hmm. Can't imagine where that comes from. Beh, conosci queste streghe allora? You know these witches? I've never met them, but I've read of them. In an old manuscript I found in one of the huts in the village. It mentions the village witches venturing into Crookback Bog at times to liaise between the villagers and the crones, the ladies of the wood. The crones appear to be intolerant of outsiders, but they help the local folk. Apparently, they stop the spread of the plague in Velum. What's your take on this? I'd love to shrug it off as the nattering of so many old women, yet throughout my first fortnight in Velum, I had horrible nightmares. Something was calling me out into the swamps. One night, I decided to enter the dream consciously, render it lucid. I confronted the thing directly. It broke contact at once. Peaceful nights ever since. Capisco. Come possiamo trovare le streghe? How do I find them? The swamps are vast, dangerous, but they say the crones mark the way for peasants who wish to visit them. The manuscript mentions a chapel in Crookback Bog, and from that chapel one must follow a trail of treats. Che è Cenerentola? Non era Cenerentola, lo so. Vabbè, lasciamo perdere. All normal folk know that witches live in gingerbread houses poised atop chicken legs. I'll have to see that to believe it. Take the tome and read it. I truly do believe you'll find your Cirilla. All right then. As a start, let's look for a way. Prima cercherei quei bauli, cortesemente. Good idea. Bauli, grazie a Dio, ci sono i bauli. Aspetti, ciccia, ci sono i bauli qui per terra. Prima di fare tutto quello che diavolo vuoi, c'è questo baule. Delle olive in un baule. E dello spirito nanico che sappiamo già dove metterlo, ve l'ho detto la scorsa volta. Ok, non mi faccio domande, sentite.
qui lingotto di meteorite, questo potrebbe essere utile. Qui c'è... ok, va bene. E rubiamo un po' di roba in giro, ragazzi. Si sa che dobbiamo rubare il più possibile in questo gioco per ottenere maggiori vantaggi, sia nel craftaggio, sia nel mangiare, sia in tutto quello che c'è in questo mondo di gioco di The Witcher. E questo cos'è? E la vita, Ciccio, la vita. Sai che ogni tanto succedono queste. Cos'è? What's this? The potion I gave him. Seems he saw a use for it. Drank it. Okay. Sangue ancestrale, non so cosa sia, ma lo prendo lo stesso, come sempre, ragazzi, come sempre. Un baule. Ah, qui c'è più roba. Formula Rebis. Che cos'è Rebis? Non ne ho la più pallida idea. Allora, qui sicuramente il passaggio dietro quella porta, ma attenzione, cerchiamo prima tutto nei dintorni. Non lasciamo nulla al caso, mi raccomando. Allora, qui c'è un'altra cosa da fare, sì, cos'è? Mysterious Mage Herbalist. Va bene, non mi interessa sinceramente, vorrei soltanto trovare qualcosa di utile nei bauli e andarmene il più presto possibile. Quindi ho esplorato tutto per bene? Direi di sì, è ora di andarcene. Aspettate, mi è venuto un dubbio. Sì, perché quello è il rumore che fanno quando saltano i maghi e i Witcher. Comunque, andiamo. Allora, Ciccia, seguimi. Cos'è? Dica. Strange. My medallion's trembling, but there's nothing here. What's with this wall? No, vibra il muro, non il medaglione, Geralt. Sì. Direi che vibra il muro proprio. It's an illusion. I sensed it as well. I expected we might run into such things, so I brought this. Meaning what? The Eye of Nahalini. It dispels illusions. It's easy enough to build, so you're welcome to this one. It's bound to come in handy. And each time it does, you will think of me. Grazie. Possiamo andare? Thanks. Ah, che gentile. Allora, quando noti un luccichio nell'aria, cammina nella sua direzione. Quando sei vicino, premi X per disperdere l'illusione. Vediamo un po' se è la stessa. Perché ne ho trovato anche uno nella grotta, quindi probabilmente ce ne sarà un'altra di questi. Ma in ogni caso lo andrò a scoprire dopo per conto mio, perché è una missione secondaria, eccetera, eccetera. A proposito, ma questa rondine no? No? Ok. No, pensavo si potesse toccare. Comunque. Funziona, mamma mia. La proaggine. Let's see where the passage leads. C'hai ragione, Geralt. Una prima volta nella tua vita. Per la prima volta nella tua vita. Cos'altro c'è? Do you feel that? A flow of fresh air from the left. Must be an exit that way. Good. Let's get out of here. Wait, there's still the magic lamp. The magic what now? Lamp. The elf promised it to me in exchange for my help. And since his return here seems doubtful, I must retrieve it myself. If I can find it, that is. Will you help? Va bene, cioè, sì. Potrei dire vado subito alla palude, ma va bene. Vengo, tanto non è che abbia così tante scelte, a parte andarmene. Però, va bene. Yeah, I'll help. Splendid. Come then. Basta sbrigarci, Ciccia, basta sbrigarci. Che cazzo stai a fare? We're certain to find something here. Ho capito, ma... sì. No, comunque... Non lo so, ragazzi, non so cosa stiamo facendo. Cioè, ho capito che c'è Siri da quella parte e che dobbiamo andare lì. Non so se adesso, scegliendo questa cosa che ho fatto, potrei far morire per sbaglio Siri, ma penso di no. È un'ipotesi mia. Comunque, accendiamo questo. Ah, fantastico. È subliminale questa roba. Accendiamo. Dio, no, lo scherzavo. Apriamo. Ok, apriamo. Show me. Oh mio Dio, una scritta, vai, can prego. Can you translate the inscription? I can decipher maybe a third, but that third doesn't make much sense. Give me a minute. I was never any good at the high variant of the Elder Speech. All right. This might seem a bit literal. I'm afraid I can't replicate its sophisticated internal rhymes. Just translate it to make sense. Four guardians, four flames. Standing proud in a line. The first to light his fire dared not march on the end. The second, by the first, played a woeful lament. The third kept close to his faithful beast. The fourth marched not beside the first, yet like the second played a tune. So che è un labirinto di merda, ma non ci capisco un cazzo. Ok, so che è un enigma, d'accordo? So che è un enigma, che è un dannato enigma, ma non so come risolverlo perché non ci ho capito un cazzo. Penso neanche voi. Comunque proviamo a risolverlo, non si sa mai. All right. Let's see if we can solve this. Sì, allora.
Ha detto accendi i braccieri nell'ordine corretto. Il primo da Giovanna, il secondo da Roberta e non mi ricordo più che cazzo ha detto. Ah, sono questi i braccieri? Just gotta figure out the order. Ah. Ok. Sì. Potrei aver sbagliato, porca puttana. No, mi scusi, se ne vada a fanculo, non l'ho chiamata, la pizza è per domani, porca miseria. La pizza è per domani, non l'ho chiamata. Aspetti, Ok. Ma crepa, porca puttana, vuoi crepa? Ciccio, crepa. Ok. Stavo dicendo. Mi scusi, la pizza era per domani, ripassi il momento opportuno. Ma leggermente, guardi, allora, uno, ci siamo, giusto? Due, che cos'è? Sì, due. Proviamo quest'altro. Tre. E presumibilmente quest'altro sarà il quarto, giusto? Oh mio Dio, culo! Ragazzi, ragazzi, il culo che c'è. È incredibile. Donna, vedi che c'è un grande culo, vedi? T'ho detto sempre che c'è un gran culo, ok, non vantiamoci dei culi degli altri. Comunque, a parte le stronzate, accendiamo pure questo. Accendi, accendi, accendi. Bravo, c'è la lanterna in mano, ma tu usi la magia, è un genius. Ok, andiamo avanti. Oh, fermo, fermo. No, il baule. Perché dannati bauli? No inscription, sadly. Sign of the gull. If I didn't already know where she was buried, I'd guess this is Laura Doran's sepulcher. Perhaps it's a monument to her. Can't see the elves commemorating her this way. Heroine of a tragic legend to some, but most see her as a traitor to her race, who got her just deserts for marrying Cregennan of Laud. Perhaps the elven mage is Lara's kin. It would explain why he's helping Ciri. Possible. This what you're looking for? Uh-huh. Alleluia. So what's it supposed to do? I hope I'll be able to activate it. Let's leave this place, shall we? Un attimo, devo... Aspetta, no, ti prego, non fermi andare. Oh, ok, devo vedere un altro po' di roba in giro. Mi scusi, i paro... A cosa servono i paraocchi? Chi li ha inventate ste merde di paraocchi? Ok, appunti di un saggio. Ce ne ho già 50 di quella roba. Comunque, a parte le stronzate, vediamo se di qua si può fare qualcosa. Se c'è qualcosa. Geralt, non sulle rocce, sui muri, per cortesia. Geralt. Perché è impedito così, Geralt? Comunque, qui c'è nulla, credo. Luogo di potere, attenzione, sapevo che c'era qualcosa. Porca puttana, c'è un mostro, ragazzi, d'accordo? C'è un mostro, quindi molto probabilmente caricheremo, salveremo, caricheremo e moriremo miliardi di volte. Perché io sono inutile, come si sa, no? Allora, accendi, accendi. Ok, vediamo un po'. Che bello, è un troll. Ha ottenuto un punto abilità. Yes, bitches. Sì, perfetto. Bene, adesso prima di fare qualsiasi altra cosa vorrei potenziarmi un po' il personaggio. Perché ho finito, guardate là. Oh mio Dio, ho finito! Manca soltanto l'ultimo momento che devo andare qua. Ok, l'ultimo potere del fuoco. E poi ho finito il fuoco. Per adesso, intendo. Quindi ho fatto 5 più 3 più 3 bla bla bla. Punti spesi 17. E per farne questo mi servono 18 punti. Porca miseria! Che bello! Sono felicissimo di questa cosa. Comunque, adesso dovrei avere il fuoco abbastanza altino. Quindi proverei ad usarlo anche contro quel troll, quel golem o quello che diavolo è. Quindi ciccia, vieni, stavolta mi serve il tuo aiuto. E buongiorno. Ah, livello 6, ok, no, pensavo più debole del livello 6, ma vabbè. Brucia, ciccio! Aspetta, dove cazzo fugge? Sta fuggendo. Ciccio, cosa stai a fa? Vieni qua, ok. Allora, uno, vediamo questo qui se è forte, adesso... E tale quella prima, mamma mia, la potenza. No, e via, così, così. Ok, così, 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 ok. Ragazzi, è abbastanza semplice, non so... Ma mi è venuto un dubbio. Devo vedere se c'è ancora la difficoltà impostata per bene. Ok, marcia della morte, sì, va benissimo. Quindi... porca puttana, la troia. Ok, senti, colpisci, vai ciccio. Colpisci. Vai, ti senti fiero, colpisci ancora, avanti. E no, non colpisci, c'è di dietro bucato di sangue, sto merda. Muori, ok, facciamoci dietro, perfetto. Le tattiche, ragazzi. Ok, colpisce ancora. Vai convinto, non ti parare ogni 3 secondi. Ti prego, ancora, ancora qualche altro colpicello. Niente, non vuoi crepare. Ok, colpisce. Oh, ma lo fa apposta. Dai, ok, perfetto. Ancora, 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 ancora. E così muore. Mi spiace. Questi troll muoiono sempre con una certa eleganza che fa pensare addirittura a... Ah, niente.
muoiono con eleganza. Cosa vi fa pensare? Un nobile? No, a niente. Non deve farvi pensare, capito? Niente da... Ok, basta. Spada di Dorian. Oh mio Dio, quanta roba c'è qua dentro. Adesso dovrò buttare qualcosa. Dovrò buttare qualcos'altro sicuramente. Pietra runica. Questo potrebbe tornarmi molto utile, soprattutto quando prenderò le nuove armi. Inoltre vorrei dirvi un po' come funziona la... quanta cazzo di roba c'è? Aspettate un attimo. Ok, vorrei farvi vedere un po' come funziona l'alchimia e il potenziamento delle armi, eccetera, eccetera. Quindi se in questi episodi ne avrò l'opportunità, lo farò. Comunque, per adesso vediamo un po' cosa abbiamo preso. Schifo. Merdissima. Non si può guardare. Un paraocchi, come sempre. Il paraocchi, mamma mia, il paraocchi. Lascia per terra il paraocchi. Poi ci sono un po' di cose che dovremmo leggere. Io le apro soltanto per vedere, insomma, come... appunto, perché ci sbloccano a volte cose abbastanza utili. E adesso possiamo buttare tutto, perché siamo degli stronzi, giusto? Ah, che soddisfazione. Qui non c'è un cazzo, qui non c'è un cazzo, qui non c'è un cazzo, qui non c'è un cazzo. Perfetto, buttiamo tutto, ragazzi, tanto non ci serve a nulla e dobbiamo occuparci del peso. Quindi, no problem, secondo me. Poi, vediamo se c'è qualcosa, qualche cianfrusaglia, giusto? Non me ne sono mai occupato di cianfrusaglie. Di buttare cianfrusaglie, tipo bambole inutili. Ok, abbiamo 96 ancora, sul serio, cos'altro devo buttare? Io butto le spade, ragazzi. Questa, è la mia. Sono un genio. Ok, butto qualche spada, perché altrimenti non ce la si fa davvero a avere tutto nell'inventario. Quindi buttiamo anche questa qui e buttiamo alla fine anche questa. No, sto a posto. Perfetto, ragazzi. Allora, siamo pronti quindi a uscire dalla caverna, perché abbiamo fatto tutto il possibile, tutto il necessario. Ah no, c'è quest'altra zona. Ma baffanculo, pensavo di aver finito. Potrei aver sbagliato un tantino. Comunque, sì. Funghi. No, i funghi allucinogeni, per carità di Dio, non sono un drogato. Comunque, qui devo fare qualcos'altro. C'è qualcos'altro da osservare, da aprire, da... Balestra. Bene. Va bene, ci siamo appena ricaricati. No, non serve un cazzo, vaffanculo, balestra di merda. Ok, adesso, non avendo più tanta voce, cercherei di... Qua non si può andare perché un muro ancestrale dice di no. Va bene, così, qui c'è un altro baule, spero che non ci sia troppa roba. Ok, va bene. Spada delle vie d'argento, il nome mi attizza. Vuol dire, sì, mi piace, voglio vedere che cacchio è. È una merda. È una merda come tutte le altre. Perché non trovo una cosa buona, ragazzi? Una cosa buona. Quanto costa? 62. Questa? 86. Via. Va bene. Possiamo passare appresso, per favore? Ho tanta roba da buttare senza motivo. E dovrei venderla a qualcuno sicuramente, perché sennò qui si va a zero soldi. Già l'ho fatto, Geralt. Tranquillo, Geralt. Già ci siamo passati. Con calma, Geralt. Con calma. Allora, adesso dobbiamo fuggire da questo luogo malsano impuro degli dei per andare quindi a salvare Ciri, andando a vedere la strega del bosco di Bulbe, quello che cacchio è quella roba che ha detto lei, la strega qui accanto a noi, che era Moss Metz, cosa? Quindi, andiamo subito fuori da questa caverna e vediamo cosa ci aspetta da adesso in poi là fuori. Un'altra è lo Zoker, lo Zo con la Z invece che con la S. Allora, finalmente sono stato qui dentro da non so quanto tempo, vi giuro, sono stato qua dentro da troppo tempo. Comunque, finalmente sono pronto a uscire fuori. Oh mio Dio, che figata. È una figata sta cosa, grazie Ciccia. Bene, vediamo che succede allora. Oh, at last. But it was worth it, right? You learned something about Ciri in the end. Something important. Do you intend to venture into Crookback Bog? You must tell me about it afterwards. Don't know that I'll get the chance. Geralt, there are two types of men. Those who see opportunity and take advantage, and those who forge the opportunities themselves. I've always seen you as an example of the latter. Besides, I've a favor to ask you. So, visit me sometime? Certo, amica mia. Questo è sicuro. I'll stop by. You can be sure. In that case, I shall be waiting. See you, Kira. Vedete, ragazzi, così si fanno i galantuomini. Ah, pensavo stesse facendo qualcosa di malsano. Ok, scusate. Sapete, quando una donna agita le braccia in questo modo c'è da preoccuparsi molto. Ok, la lampada magica, missione completata, incredibile. E qui c'è ancora il simbolino. Ah, ok, si è tolto. Bene, ragazzi, abbiamo finito anche questa missione, finalmente, aggiungerei.
Un invito da Kaira Metz. Dannazione. Vediamo un po' le missioni che abbiamo sbloccato nel frattempo. Allora, le pile di Novigrad. Destinazione Skills Age. Sì, quella che verranno dopo. La signora del bosco. Ok. Sì, lo faremo. Affari di famiglia, ancora non ho capito come trovare la tizia, per cui no problem, lo faremo più tardi. Ma faremo prima le signore del bosco. Inoltre abbiamo un invito da Kaira Metz. Non vorrei farlo perché è una missione secondaria, ma ragazzi, non so perché, così a sfizio lo faremo. Perché ho mio Dio, perché so appunto che in The Witcher 3 Wild Hunt c'è modo di, diciamo, un gioco un po' sessuale, se vogliamo. Di conseguenza ci sono molte opportunità per stare con determinate donne all'interno del gioco. Di conseguenza voglio vedere il più possibile con quante riesce a stare contemporaneamente. Geralt è un donnaiolo, come si sa, quindi cercherò anche di fare quello. Anche se dobbiamo fare solo le missioni principali, però vabbè, sono dettagli. E noi, guardando l'alba e guardando l'orizzonte, e c'è anche un coso laggiù, aspettate un attimo, c'è un qualcosa nella mappa, se vedete. Ah no, è sottoterra. Ok, guardando l'alba, guardando il tramonto e l'orizzonte. Ragazzi, perché oggi parlo così? No, davvero, voglio una spiegazione logica e razionale. Ok, guardando l'orizzonte, che l'ho detto già tre volte. Noi ci salutiamo qui, quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Nel prossimo video gameplay andremo a parlare prima con Kaira Metz, e dopo aver parlato con Kaira Metz andremo a trovare la signora del bosco. Sì, andremo a trovare la signora del bosco. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, commentate, iscrivetevi, condividete e mettete mi piace. Noi ci vediamo come sempre e come al solito in un prossimo video gameplay. E lì c'è qualcosa, un attimo. Cosa c'è là? Ci sono dei lupacchiotti molto probabilmente. Lupacchiotti? Lupacchiotti? Lupacchiotti! Oh mio Dio! I lupacchiotti bastardi! Venite qui, lupacchiotti di Satana! Sono i lupacchiotti di Satana! Oh mio Dio! Ok, oh ragazzi, oh, sto crepando! Sto crepando sul serio! Ok, direi che restiamo qui un altro po' per ammazzare i lupi, ok? Ho un piccolo problema in questo momento. Non ho creato! Fuggi, porca puttana! Oh, sto crepando sul serio, non ci credo, guarda. Mi tocca usare la pozione della rondine. Ok, ma neanche da distruggerselo sta barriera per darmi l'energia, guardali! La schivano! Dannati lupacchiotti inutili. Ok, è un po' più lenta rispetto alla mia ultima arma, non lo so perché. Ok. Oh mamma mia, la strage di lupacchiotti. Ma questa è una nuova strage. C'è la strage di innocenti, la strage degli ebrei da parte dei tedeschi, e questa è la strage di lupacchiotti. Comunque, se volete cazzeggiare, ditemelo, io cazzeggerò anche un po', perché è bello cazzeggiare su The Witcher. Come altro, sì, come in ogni altro gioco RPG che esista. Quindi lui cammina. All'improvviso cammina. Boh, vabbè, quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, commentate, iscrivetevi, condividete e mettete mi piace. Noi ci vediamo come sempre, come al solito, in un prossimo video gameplay. E ho trovato finalmente un punto rapido. Pensavo di farmela tutta a piedi. Bye bye.